Questa mattina nel centro polivalente Anziani sono state svelate le classifiche finali del 67esimo Carnevale di Massafra con la proclamazione dei vincitori nei vari concorsi. Sul podio, al primo posto, si vede nella categoria Calle Allegorici Diversi Madachi dell'associazione Pressi Scarta con 81 punti. Secondo posto per Mondi Paralleli del team La Penna, associazione Magic Club con 78 punti. Terzo posto per OGM Park, L'Uomo Addio alla Creazione Ci Penso Io dell'associazione Secondi a Nessuno 3D e Motion Lab con 73 punti. E poi a seguire. Sul podio della categoria Gruppi Mascherati, al primo posto si vede Siamo una Massafra di Pagliacci di Piero Locorotondo con 91 punti. Secondo posto per Da Massafra a Caniti siamo noi trogloditi di Nadia Termite con 82 punti. Terzo posto per Eroi per il futuro di Andrea Albanese con 81 punti. Per la categoria Maschere di carattere, primo posto per Il Vaticano di Angelo Gagliardo con 84 punti, secondo posto per Madre Natura di Fernando Galatone con 77 punti e ultimo posto per Il Fakiro Mustafa di Giovanni Mellone con 69 punti. Com'è andata, Sindaco? È andata abbastanza bene, è la giornata, diciamo, dello scrutinio, quindi era normale che ci fosse l'apprensione da parte dei maestri cartapestai. Loro lavorano 2 mesi intensamente, la notte con tanta passione, quindi è giustificabile la loro attesa e il desiderio di primeggiare. Però è stato uno scrutinio abbastanza sereno. Naturalmente ci saranno le polemiche, me le aspetto, perché a Massafra il carnevale ha una valenza pari alla tifoseria calcistica, per cui è normale che ci sono e ci saranno dei delusi e dei contenti. Però ho trasferito ai maestri cartapestai sinceramente i miei complimenti per il lavoro fatto, perché quest'anno davvero ci sono stati 7 vincitori. E vincitori perché Massafra ha offerto nuovamente un ottimo spettacolo di sé e ho trasferito loro i complimenti tanti, numerosissimi, che mi sono arrivati da fuori Massafra, quindi siamo contenti che questa manifestazione possa crescere e che quest'anno sia ancora un po' cresciuta, quindi ci auguriamo di rendere sempre meno importante l'aspetto delle polemiche e sempre più importante l'aspetto della gioia, dell'allegoria, dell'allegria che deve caratterizzare il Carnevale di Massafra. Onore a tutti i partecipanti a questa 67esima edizione, carri, gruppi, maschere di carattere. Sì, onore a tutti ed è un percorso che, diciamo, si sta sviluppando secondo le nostre idee. Quest'anno abbiamo avuto una massiccia partecipazione dei gruppi mascherati che sin da oggi hanno già garantito la loro partecipazione alla prossima edizione del Carnevale. Ciò ci conforta del tanto lavoro svolto e della, diciamo, decisa manifestazione che il nostro Carnevale funziona e il nostro Carnevale fa divertire, attrae, perché ci sono stati gruppi mascherati che arrivano da fuori, così come tante persone che vengono per vederlo da fuori, quindi la formula è quella giusta, anche con riguardo agli istituti comprensivi nelle sfilate della domenica, che quest'anno sono andate benissimo, con migliaia di bambini mascherati e festosi, gioiosi, quindi bisogna lavorare su questo canovaccio che ormai è diventato un format vero e proprio. Tanto tonò che piove. È stata sofferta, sudata, dall'inizio, dalla progettazione, perché noi l'anno scorso abbiamo finito il carro di SOS Ecosistema e Carmine disse dobbiamo fare il carro dei Queen. Va bene, facciamo il carro dei Queen. Ci abbiamo sudato, ci abbiamo pensato, le varie problematiche che non mancano mai e poi 47 folli si sono divertiti a dare spettacolo. Francesco, onore a tutti e 7. Quello indubbiamente, perché sicuramente il livello quest'anno è salito ed è una cosa piacevole, però per una volta non voglio fare sempre quello diplomatico, voglio fare un po' quello che si diverte, l'onore ce lo prendiamo noi a sto giro, poi il resto a vedersi. Il carro, il messaggio del carro. Questo è stata la cosa più importante, perché sì, è vero, la cartapesta conta contro i movimenti, però è un carro allegorico e come tale deve dare un valore ed era importante affrontare un tema delicato, toccarlo con delicatezza e saperlo affrontare in maniera professionale, cercando di far capire, lanciando appunto un messaggio, che la diversità non deve esistere più. Il tema per la prossima edizione è già pronto? Siccome quest'anno
è andata bene in virtù dell'idea di Carmine. Dovrei chiedere a Carmine: Carmine, che devo fare l'anno prossimo? Dipende da lui, quindi colpa sua. L'importante è essere tutti pronti. Ah, beh, quello sì, di sicuro c'è la buona volontà, c'è sempre, certo. Lo dico in presenza di tutti, non ci dobbiamo cullare come abbiamo fatto l'anno scorso, perché poi i risultati sono stati un po' altalenanti, quindi non ci dobbiamo sentire troppo gasati, piedi a terra, pedalare e prepararci a dovere per il prossimo anno. Auguri. Auguri a tutti, ma soprattutto a voi, perché voi siete il cuore pulsante dell'associazione.